trovati Autodromo di Pergusa, ultima gara del weekend, weekend caldissimo con tante gare, tanti appassionati che sono arrivati proprio qui ad assistere dal vivo alle gare, seconda gara Campionato Italiano Sport Prototipi. Signori e signori, in pole position per il padrone di casa Andrea Salvaggio, che arriva proprio qui da Enna, nella tua Enna, con tanti fan, e questa volta è pole position. Sì, è stata una gara molto difficile all'inizio, sia per la pressione, sia per che era da tanto che non si arriva nella macchina, ma in gara 2 ci siamo. Siamo qua in pole position e spero di fare un bel risultato in gara 2, come in gara 1 d'altronde. Beh, ci atteniamo molto da Andrea Salvaggio, che quest'anno ha dichiarato, e speriamo davvero di vederlo presente a tutti gli appuntamenti. Io mi sto spostando in griglia di partenza, si sta componendo questa griglia di partenza lunghissima con tante vetture, l'abbiamo detto anche in gara 1, tanti piloti giovani, abbiamo Matteo Pollini che è stato vittima, però poi dopo si è recuperato di un incidente nel corso delle qualifiche. Qui abbiamo Giacomo Pollini, ma io voglio andare a fare una battuta con Ettore Bassi. Ettore Bassi, che tutti conoscono anche come un famoso attore, che è un grande appassionato di motorsport. Ettore, dalla salita, sentivo che oggi ti dicevano però non puoi tradire la salita, meglio salita o lo sport prototipi, attenzione. È meglio stare in una macchina comunque, con un casco in testa. Questa è una bellissima esperienza, ovviamente enormemente diversa dalla salita, e quindi sono qui per imparare e vediamo, insomma, anche per divertirmi. Bene, Ettore, siamo in Sicilia, autodromo di Pergusa, autodromo storico, romantico, ma anche molto molto tecnico. Sì, non avevo mai corso qua, non c'ero mai stato, è veramente un autodromo bellissimo, è un circuito difficile, tecnico, velocissimo. Bisogna veramente progredire un passo alla volta, perché sennò si rischia di correre, insomma, qualche pericolo di troppo, per cui devo stare attento e cercare di fare sempre meglio giro dopo giro. Grazie a Ettore Bassi, quindi non si è sbilanciato sicuramente. Non si sa se preferisce la salita, ha detto che preferisce comunque, la cosa migliore è stare seduto all'interno di un monoposto. E adesso abbiamo innanzitutto Davide Acosta qui, gli chiedo, in English is okay for you? Okay. How do you feel here? I feel comfortable. We had a crash yesterday, but we fixed everything and we want to do all we can for win. Ieri Acosta è stato uno dei motivi delle tante bandiere rosse che si sono susseguite, non soltanto nella gara del Campionato Italiano Sport Prototipi, ma anche nel Campionato Turismo. Ma adesso abbiamo un pilota, Andrea Di Caro, che va veramente forte, quindi cosa ci dobbiamo aspettare da te oggi pomeriggio? Buongiorno a tutti. Di rimondare, essendo la prima gara è un po' difficile, condotto perché è una categoria molto competitiva. Comunque il mio obiettivo sarà rimontare più posizioni possibile, arrivare più alto possibile in classifica. Bene, questo un po' è l'obiettivo di tutti, andiamo a vedere, abbiamo Santiago Meià e verifico. Torno indietro quindi per andare a parlare con Roccadelli, che è stato autore di una grandissima performance in gara 1. Abbiamo parlato di Ettore Bassi, io intanto ve li nomino mentre sto camminando, poi abbiamo i terribili cugini Pollini e adesso Roccadelli che, dal quale sentiremo. Innanzitutto complimenti per gara 1, da qui hai un po' di macchine davanti, però 25 minuti più in giro ce la puoi fare. Sì, sì, certamente, spero di far bene. Adesso devo rimanere concentrato, perché sennò perdo il filo. Qual è la difficoltà maggiore di questo circuito secondo te? Beh, sicuramente la Schumacher è una curva molto difficile e anche molto rischiosa, in quanto si fa i 160 all'ora, però diciamo che in generale il circuito ha i muri molto vicini al bordo della pista, quindi è rischiosa tutta, però è anche molto divertente. Bene, questo era Roccadelli, che si è messo in luce in gara 1, poi c'è Giacomo Pollini, vincitore di gara 1, che sta parlando con il suo
ingegnere o sei anche il papà, o sbaglio? No, ecco, è vero. Forse l'ho confuso. Giacomo, un'altra gara qui, c'è l'inversione che dà più spettacolo, però per voi è più difficile. Assolutamente sì, stamattina siamo partiti primi, abbiamo mantenuto, adesso devo riuscire a recuperare qualche posizione, il passo c'è, non è facile superare qua, però ce la mettiamo tutta. Bene, a questo punto continuiamo a parlare con i protagonisti, questo era Giacomo Pollini, alla mia sinistra qui in terza fila abbiamo Matteo Pollini, Davide Uboldi. Una battuta con Matteo Pollini. Ciao Matteo. Ciao. Cosa mi racconti? Com'è l'energia all'interno di questa Wolf? Allora, siamo carichi. Stamattina abbiamo ottenuto comunque un buon risultato, nonostante appunto la brutta botta delle qualifiche di ieri. Quindi adesso siamo pronti per gara 2 e vediamo di fare il possibile. Bene, Matteo Pollini, a questo punto mi sposto da Davide Boldi, che sta parlando però con... Grazie. Davide, un podio che comunque ti sei guadagnato, adesso cosa puntiamo? Ma grazie, sì, un podio un po' cambolesco con tanti problemi, ma adesso appunto a fare una bella gara in monta e arrivare più avanti possibile, perché quest'anno il campionato non devo sbagliare niente. Bene, nessuno deve sbagliare niente, ma l'abbiamo visto anche l'anno scorso quanto sia importante portare a casa punti ad ogni gara per che i conti si fanno dopo l'ultima bandiera a scacchi dell'ultimo round del campionato. La partenza è stata ritardata, come mi conferma Matteo Losa. Io li ho intervistati quasi tutti. Matteo, ma se vuoi vado avanti, vado su Mosca, vedi che mi stai aiutando. Andiamo un attimo a sentirli tutti. Abbiamo un po' di tempo e possiamo parlare un po' con tutti voi. Come si sta all'interno di questo abitacolo? Fa anche un po' caldo, ma avete la fortuna di essere abbastanza con la testa all'aria. Beh, sai, quando sei in macchina, diciamo, l'adrenalina, non senti niente, ti passa tutto. Poi finita la gara lo paghi, ma finché sei dentro va tutto bene. Quanto bello l'energia che c'è qui a Pergusa. È bella, sì. Sicilia è sempre un posto speciale, quindi appassionati di tutti quanti, un bel circuito. Ora speriamo risolvere il nostro problema là, perché c'era parecchio olio. Ecco, allora a questo punto io ti do la linea, Guido Schittone, buon divertimento, buona gara, forse mi ridarete la linea, ma adesso tocca a te, Guido, ciao. Grazie Camilla, sono ancora qui con Ivan Bellarosa. Grande campione e soprattutto il patron di questo campionato, colui che realizza insieme alla sua famiglia materialmente le Wolf Thunder, che stanno giungendo alla conclusione di un ciclo, Ivan, perché dall'anno prossimo ci sarà una nuova monoposto, perché è un prototipo ma di fatto una vera e propria monoposto, molto avveniristica, più potente, più interessante, penso. Ah sì, intanto mi sembra sempre giusto ringraziare chi ha creduto dall'inizio in Wolf Racing, nell'azienda appunto della mia famiglia, come hai detto bene, e che è Marco Rogano e tutta C-Sport, perché in quel momento il campionato italiano Sport Prototipi nel 2000 e fine 2017 non versava in un momento eccezionale, in situazioni ottimali, è stata una scommessa che insieme a loro Wolf ha vinto. E il campionato durerà ancora tutto il prossimo anno, ma noi contiamo il prossimo anno di presentare la vettura nuova su cui stiamo lavorando e che sarà qualcosa dal punto di vista sia estetico sia prestazionale e anche a livello di sicurezza ancora un passo avanti. Sì, avrete l'alo, una nuova aerodinamica, poi ci sono tante altre novità che non vogliamo assolutamente svelare. Senti, c'è un problema in pista, lo abbiamo visto prima, lo diceva Mosca, poi i commissari li abbiamo visti. Ecco, adesso capiamo chi ha lasciato dell'olio in pista. Eccolo, vedete, non so se è stato Uboldi o il pilota che lo seguiva, comunque lì c'era proprio una bella striscia d'olio, capire quello che è successo. Adesso c'è Ivan, no, non era, allora è un pilota svedese, sì, uno dei due Helberg, Erik Stillman, che non aveva preso la partenza in gara 1. Sì, sì, sicuramente ti dico, non ha preso la partenza in gara 1 proprio per...
dovevano sistemare un qualche cosa, ma lì ti dico purtroppo mi sa tanto di un raccordo dell'olio lasciato molle, perché hanno messo il motore e... in fretta e furia hanno dovuto smontare tutta la macchina, quindi adesso ci sarà, vedete che viene proprio gettato tutto il filler rimasto, sembra, perché l'olio da quel punto, se il pilota se n'è accorto poi tardi, sì, ha riempito un bel pezzo di pilota pista. Il pilota credo che non se ne sia accorto, è arrivato ai box, quindi probabilmente se ne sono accorti i commissari e l'hanno fatto rientrare, perché probabilmente c'era una perdita ma non così importante da far calare la pressione, e quindi il pilota è potuto rientrare. Diversamente le macchine sono dotate di una centralina che spegne per sicurezza il motore. Ogni tanto capita anche che uno non se ne accorga, guardate c'è l'olio anche, quindi secondo me ci vorrà ancora un po' di tempo. Tra altre cose ci sono ancora dei detriti, perché quelle sono, mi sembra ci sia dell'olio, quindi gara per il momento che partirà sicuramente con qualche decina di minuti di ritardo. Adesso la direzione corsa andrà a controllare proprio i punti incriminati, a volte non ci si accorge, a me capitò una volta. Non sarà stato simpatico. No, ma la cosa, questa la racconto, pertanto ormai siamo in una fase pre-gara, eravamo a Magione in prove libere, stavo girando direi abbastanza bene, a un certo punto la macchina inizia a perdere aderenza, faccio due o tre giri con la macchina, mi fermo ai box e dico c'è un cretino in pista che continua a girare e perdere olio, e mi dicono sei tu, ecco, questa, perché capita, ogni tanto la macchina non fuma, tu continui a girare, poi all'epoca avevamo anche delle macchine senza troppi controlli, la pressione c'era ancora dell'olio, quindi io giravo e dicevo c'è uno scemo che sta perdendo olio, e non è assolutamente piacevole quando trovi l'olio, perché la macchina diventa incontrollabile, peggio che con la pioggia, perché con la pioggia te ne accorgi, insomma, e utilizzi tutte le tue tecniche, con l'olio puoi essere campione del mondo e voli, insomma. Sì, e intanto magari Guido, se sei d'accordo, approfittiamo per conoscere meglio magari i nuovi piloti del, sì, campionato. Abbiamo parlato brevemente di Emil e Linus Hellberg, che sono degli svedesi atipici perché vivono a Marbella, perché e sono da poco si sono da poco uniti alla Ascari Racing Club, che è un club molto importante, certo, per persone, diciamo, che amano divertirsi con le macchine da corsa. C'è uno splendido autodromo che si chiama Ascari, che è un vero autentico salottino dove si possono effettuare dei test invernali. È un parco giochi per bambini grandi. È bravissimo, ho avuto la fortuna di frequentarlo ed è veramente bellissimo, poi è vicinissimo a una città splendida, una città dell'Andalusia, dove c'è una visione da un ponte eccezionale, che è Ronda, dove tra le altre cose si mangia divinamente, va bene, io adoro poi quella parte di Spagna, mi sento molto vicino, da Madrid in giù per me è la Spagna più autentica, mi dispiace per i catalani, però anch'io vorrei vivere a Marbella. Non sono gli unici svedesi, no, che vivono, abbiamo... c'era stato anche l'ex campione italiano di Formula 3, te lo ricordi bene, Peter Sandberg, bravissimo, correvate credo negli stessi anni, ecco, anche lui viveva da quelle parti. Sì, a Marbella mi pare proprio. Marbella, dove... Marbella, sì. Svedesi, tedeschi... Sì, un pochino il nord Europa fa un pochino, lo tiene un attimino come, diciamo, come buon ritiro, e quindi questi ragazzi da pochissimo hanno iniziato a girare con le Thunder lì, il programma sarebbe stato che le riportassero giù per fare il campionato italiano, invece 4 giorni prima della gara hanno detto ma no, sai cosa facciamo? Fatecene altre due che... E quindi abbiamo dovuto un pochino fare i salti mortali in azienda per potergli dare 2 macchine nuove
però sono delle persone molto positive che fanno bene a questo campionato. Sono un pochino, diciamo, nordici, perché soprattutto Linus, che è arrabbiato con se stesso perché dice che gli altri sono troppo aggressivi e lui non riesce, mentre Eivin ha fatto un ottimo quinto posto in gara 1, che è il più giovane, che è il più anziano e più grande dei due, sì. E quindi questi sono due dei nuovi che conosceremo, ma Linus comunque è quello più aggressivo dei fratelli, che quindi credo che troverà sicuramente il suo spazio. Poi andiamo avanti con gli esordienti, perché ce n'è uno che va fortissimo, che stamattina purtroppo non è riuscito a partire, ha fatto il giro di ricognizione e poi si è fermato ai box. Ieri non è riuscito a fare le qualifiche che voleva perché ha tirato una bella botta, però partiva in seconda fila, ricordiamoci. No, è molto bravo. Io dico Lucas Medina, sempre con Bad Wolf, e in qualifica ha fatto un giro e ha fatto 39,8 e con quel giro ha chiuso quarto assoluto. In quel momento era 2 secondi avanti a tutti. Deve capire che le qualifiche durano 25 minuti, quindi si può anche aspettare qualche giro in più per tirare fuori il cilindro dal cappello. Lui ha preso dei rischi esagerati, poi stamattina una cosa sciocca, perché noi pensavamo, ci siamo lanciati in ipotesi di problemi elettrici o cose del genere, invece era una cosa molto più banale. Lui era scomodo in vettura perché la tuta gli tirava, si è levato le cinture, ha spento tutto, insomma ha fatto un po' di confusione, tirando il volante ha strappato i cavi che lo collegano all'impianto elettrico della vettura. E quindi purtroppo, diciamo, adesso sa che deve stare più attento. Poi abbiamo il debuttante terribile italiano, che è andato bene invece, quello che tu sgridi ogni tanto. Sì, ma allora io, come è stato per Alessio Salvaggio, anche con Andrea Di Caro ho avuto il piacere di accompagnarlo, non nei primissimi giri Andrea Di Caro, mentre Alessio sì, ma a ottenere la licenza, e posso dirti che come confermo, è un pilota che è di prospettiva, deve ascoltare e può davvero fare molto bene. Poi c'è il boccia francese, che è Racamier, che ha 15 anni mi sembra. Racamier è vice campione dell'X30 in Francia, ex campione cadetti francesi del kart, parliamo di un ragazzo importante. Allora, Racamier, basta dire che nelle 4 ore di test collettivi del venerdì la classifica diceva Medina, Roccadelli, Racamier, quindi era tutto dire. La cosa bella, erano 3 giovanissimi di 3 nazionalità diverse i primi 3 posti, e questo ci piace molto a noi di Wolf, ma credo che faccia piacere anche ad ACI Sport, perché i giovani sono il futuro dell'automobilismo, il nostro futuro in ogni senso, quindi è bello investire sui giovani. Debutta anche la Roussel. Debutta anche la Roussel, che lei proprio sconosceva qualsiasi pista in Italia. Per lei è stato un debutto così dell'ultima ora, ma ne avremo altri debuttanti e anche dei ritorni, perché noi qui, Guido, abbiamo dei personaggi, abbiamo dei gran fighi. C'è lo Steve Brooks, che avrai modo di conoscere, che è un buon gustaio in tutti i sensi, sia enogastronomico, porta delle donne bellissime nel paddock ed è simpaticissimo. L'anno scorso purtroppo qui fu vittima di 3 incidenti in un weekend, e quest'anno ha detto: ma guarda, partirei da Misano. E quindi va bene, c'è dalla prossima. E poi abbiamo un serbo, Alex Beatovic, che è un'altra persona positiva che vuole imparare, vuole misurarsi con i giovani terribili del campionato, che è un altro debuttante. Così che qui non è presente. Così come speriamo di rivedere presto al volante Michele Fattorini, che è stato impegnato sempre con la Wolf Thunder in salita, ma ci auguriamo che risolva presto 2 incastri della sua stagione per poter essere ancora al volante. E quindi in linea di massima un 25 piloti che animeranno questa stagione. Quante vetture ha costruito la Wolf? Allora, quest'anno festeggeremo le 300 vetture, mi auguro tra ottobre e novembre, dal 2010, che è l'anno in cui abbiamo realizzato la prima GB8 con motore Honda. E che mi piace. Che non è la Thunder, diciamo, chi non segue. Una biposto. Ecco, era una biposto, tra le altre cose bellissima. E con la quale veramente ebbi l'onore di inaugurare il debutto e la serie di vittorie proprio al Misano World Circuit,
in occasione della prima prova dell'allora campionato italiano. Una giornata indimenticabile per noi, perché 34 macchine al via, 9 costruttori diversi. E dico sempre, mi piace sempre ricordare un aneddoto bellissimo, visto che stiamo guardando che puliscono la pista. Ci vuole del tempo, secondo me. Non giriamo nelle prove libere sotto l'acqua perché le macchine erano nuove, non avevamo ricambi, eravamo arrivati all'ultimo. E andai al briefing che si svolgeva prima delle qualifiche e mi disse proprio Davide Uboldi e Franco Ghiotto, che allora correva: è vero che non avete girato perché siete troppo superiori? E io dissi: ma sì, abbiamo 2 secondi di vantaggio. Però mi auguravo che in gara non piovesse, invece nelle qualifiche un diluvio, non avevamo mai provato la macchina. Comunque, per farla breve, finimo la qualifica primi con un secondo 998. Ma certo, macchina è questa qui. La macchina 2 secondi più veloce delle altre. Esatto. E quindi vincemmo la gara, il campionato, e da lì poi 12 campionati in 9 anni. E 5 minuti comunque la partenza, poi tanti piloti importanti hanno guidato quella macchina. Mi ricordo, se non erro, anche il mio amico Ronnie Valori a corsa. Assolutamente, corse a Imola. Bravissimo, fece un secondo posto, bravissimo. E anche a Spa nel campionato Speed Euro Series, perché dopo aver vinto nel 2010 l'italiano, Wolf vinse 2011-2012 e 2012 lo Speed Euro Series. Sì. E quindi poi da lì sono nate altre opportunità, anche grazie negli ultimi anni al campionato italiano sport. Ecco, la Thunder, l'idea è stata geniale, a chi è venuta? Ma l'idea è venuta, noi siamo un gruppo di lavoro con mio padre Giovanni, mio fratello Maurizio e Angelo Sala, Riccardo Romanelli, che sono parte integrante di Wolf Racing Car, e come le mamme dei bambini a scuola abbiamo il nostro gruppo WhatsApp dove ci scambiamo idee, sì, fotografie e questo, e partimmo dall'idea di una vettura mitologica che era la Brabham BT 50, sì, certo, 52, quella, sì, che vinse il mondiale dell'83, sì, ma noi dobbiamo fare una cosa così a freccia, dobbiamo fare una cosa veloce, leggera, quasi agile, per gioco, sì, e mentre discutevamo con Marco Rogano è nata questa opportunità, questa richiesta di presentare qualcosa, e abbiamo utilizzato questa idea, che era solo un'idea. Ed è stata subito utilizzata, tra le altre cose, anche da tanti giovanissimi. Io ricordo Simone Riccitelli, ad esempio, minorenne, è salito su quella molto macchina. Forte. Ma tornando alla GB8 con l'Honda, mi piace ricordare che nel 2011 la provò un certo Max Verstappen, sì, insieme al papà. Sì. E quindi ti dico, come Dario Franchitti in America, certo, o Alan Sir Junior corse proprio alla 25 ore di Thunder Hill con noi di, sì, Wolf, perché Racing. Poi voi avete avuto anche una storia statunitense, ricordiamola, quindi avete già occupato tutto il mondo, e probabilmente sarà una storia che andrà avanti, ma non diciamo niente. Ma guarda, come perché sai, ci sono dei progetti veramente importanti, sempre con i piedi per terra, con la tipica mentalità bresciana, prima la concretezza, poi i sogni. Sì, sì, hai detto benissimo. E adesso speriamo che ci facciano sognare questi 22 piloti. Sì, fra 5 minuti, ormai 4 minuti alla partenza, almeno. Non so se faranno dietro safety car, quindi finché la pista non sarà realmente pulita, sì, continuerà, cambia poco, però scatterà il tempo già dalla partenza dietro la safety car. Un minuto con una griglia di partenza, ricordiamolo, che vede le prime 8 posizioni della gara di stamattina invertita, quindi in pole position abbiamo il padrone di casa, il giovanissimo Salvaggio, poi Simon Hulten, poi Emil Elberg e Mosca, Matteo Pollini e Davide Uboldi, che è arrivato terzo, poi Roccadelli, che ricordiamo ha fatto una rimonta incredibile perché partiva ventesimo ed è arrivato in seconda posizione, poi il dominatore della corsa Giacomo Pollini, poi Acosta Molin e Ettore Bassi, poi Mejia e Di Caro, buonissimo come esordio il suo, poi l'altro Elberg e Castellano, Mazza e Roussel, e prendono il via sia Melina, che è stato il grande protagonista in positivo e negativo delle qualifiche, sia anche Spadaro che non aveva preso la partenza. Stillman credo che non sia della partita dopo quello che è accaduto. È partita la corsa, naturalmente
vedete che il tempo già sta scorrendo, saranno 25 minuti più un giro, ma secondo me ci vorrà qualche tornata proprio per far capire ai piloti dove c'è l'olio. Speriamo che non sia troppo in traiettoria, secondo me nella seconda parte, proprio quella che porta ai box, mentre nella prima parte mi sembra che problemi non ce ne siano, tanto è vero che di file non se ne vede. È bello invece vedere il pubblico ai bordi della pista, sulla tribuna, e proprio scorrendo lo schieramento in prima fila mi piace vedere Simon Hulten, che proprio per dirti il bel clima si registra nel campionato italiano, perché mi piace sempre dire che nel campionato italiano i piloti vengono selezionati, essendoci stata l'idea di Marco Rogano di partire con un numero chiuso, possiamo scegliere e cerchiamo di farlo al meglio, anche dal punto di vista dell'ambiente. Quindi si scherza, il clima è molto bello. A Simon Hulten dico sempre che è il pilota con la pancia più veloce che conosco. In effetti va forte. Assolutamente, è molto aggressivo. E adesso qui ritorna dopo 2 anni di assenza dal campionato. Abbiamo fatto veramente molto, abbiamo insistito molto cercando di aiutarli in tutti i modi perché ritornassero. Perché anche loro fanno bene al campionato, sono dei piloti giovani, veloci, e mi spiace adesso per Stillman, ma avrà tempo e modo di rifarsi. Per quanto riguarda Hulten, lo vedete, è il secondo, è la vettura bianca e rossa con la bandiera svedese dietro alla vettura del padrone di casa, che è Salvaggio. Naturalmente ci sono anche delle classifiche nelle classifiche, perché c'è la classifica Under, c'è la classifica Master, la Rookie, ecco, quindi ne avete assolutamente. E bello anche pensare a proprio parlando degli svedesi, che quando loro introdussero la Thunder nel mercato svedese andarono un po' a fare record su tutte le piste, e dice una macchina 1000 che ha i record su tutte le piste della Svezia, che non sono tante, per l'amor di Dio, ma solo insidiata solo dalle GP2, nessuna auto va più veloce. Beh, in effetti anche i tempi che vengono registrati qui a Imola sono molto vicini a quelli delle GT3 più importanti. Sì, però calcola che questa non è la pista per la Thunder, visto certo, i lunghi rettilinei. Certo. Al Mugello diamo 2 secondi alle GT3, sì, che è diciamo la pista ideale per esprimere ci auguriamo la macchina nuova sia un ulteriore salto di qualità. Resterete sempre fedeli al motore Aprilia, sì, all'RSV4 con il nuovo 1100. Così riusciremo, sì, da un lato ad avere un pochino più coppia, che è un pochino magari il tallone d'Achille con una ventina di cavalli in più, e dall'altro avere anche un abbattimento dei valori di inquinamento, perché è un motore omologato Euro 5. Si stanno affiaccando le vetture, quindi potrebbe, non so se ha spento le luci perché di qui non siamo riusciti a vedere bene, però se la gara partiva in regime di safety car, non riesco a capire perché adesso si siano affiancati. Perché secondo me non hanno capito. Ah, ecco, i piloti perché stanno tutti facendo la procedura normale. Ah. E quindi sì, adesso si faranno una partenza, andranno a centrare la safety car, eccoli qui invece che transitano uno a fianco all'altro, però la gara è partita, la gara in loro realtà non lo sanno, è partita con Salvaggio, Hulten, Elberg, Mosca, Pollini, Uboldi, che data l'esperienza secondo me l'avrà capita in questo momento, infatti credo sia stato il primo ad accodarsi, non può fare altro che seguire quelli davanti a lui, poi Roccadelli, Pollini, Acosta, Ettore Bassi, Di Caro, che è il secondo tra i debuttanti, poi Mejia, Sciarani e via via tutti gli altri, ancora qualche giro, mi sembra che sia proprio l'ultima parte della pista, fortunatamente dalla Schumacher in avanti, sì, mi è parso sì di vedere, proprio, purtroppo è proprio nella staccata della Schumacher, che non è sicuramente la curva più serena di quelle che vengono affrontate. Ascolta, invece, siccome tu, quando ti dico che per me è un onore essere qui con te e quanto sia bello sentire i prototipi, ti devo informare che ho ricevuto il messaggio di un giornalista che stimo molto e che conosci molto in gamba, che mi ha scritto: che emozione vedermi gara 2 con la voce del mitico Guido Schittone. Beh, si vede che è un giornalista dai pessimi gusti, ma al di là di questo la gara sta proseguendo, andando avanti, e
c'è Matteo Losa che mi dice che dopo che i piloti hanno preso atto di dov'è la zona critica, la safety rientra in questo giro, per cui avremo, ragazzi, ben oltre 19 minuti, perché 19 minuti più un giro, una lotta incredibile. Attenzione che la griglia di partenza, essendo invertita, premia l'ottavo, che è Salvaggio, il quale non cederà facilmente la prima posizione perché è il ragazzo di casa, abita circa 2,5 km dall'autodromo di Pergusa, ha tanti fan, qui è sempre andato forte, ma è andato forte più o meno ovunque. Poi c'è Ulten che, come diceva Ivan Bellarosa, è al rientro e vuole fare una bella figura, e poi dietro abbiamo i vari Mosca, Pollini, Uboldi, Roccadelli, l'altro Pollini, e poi tutti quelli che non hanno preso la partenza stamattina, che Roccadelli ha dimostrato che si può arrivare anche secondi partendo dal dalla ventunesima posizione. Qui stanno provando l'accelerazione, soprattutto in uscita dalla variante Schumacher, che è una variante velocissima ed è anche la più stretta, credo, tra quelle che compongono l'autodromo di Pergusa. Stanno andando verso la safety car, ha spento le luci, quindi è confermata. Adesso però non hanno ancora capito che la gara è in effetti partita e si stanno posizionando. Voglio vedere Davide Uboldi, che è il più esperto, che invece la sa questa cosa, ma davanti Salvaggio e Ulten sono gli unici due, mi sembra, che non l'abbiano compreso. Gli altri hanno capito tutto, hanno capito tutti vedendo la safety car che non rientrava. Però ecco, sicuramente Gianluca Marotta, il direttore di gara, gliel'avrà detto, ma probabilmente non si sono compresi. Comunque adesso vedremo finalmente accelerare. Vedrai che ci rimette Ulten, che... sì, perché il diritto di aprire il gas in questo momento. Sono partiti in questo momento. Ma guarda Emil Hellberg che attacca subito all'interno Salvaggio. E passa Hellberg, Salvaggio, poi c'è Ulten in terza posizione, poi dietro secondo me hanno superato alcuni prima della bandiera verde dei commissari, c'è un bel gruppone, sono tante le vetture, attenzione lì che con Roccadella e Giacomo Pollini che stavano prendendosi via verso il primo curvone con Davide Boldi, che sta tentando di attaccare Matteo Pollini. E lì stanno andando verso la staccatona, la prima. Uboldi su Mosca. E Pollini anche Pollini su Mosca. Pollini sempre su Mosca, che si fa da parte. Beh, Mosca. E adesso Roccadelli su Mosca, ma dietro c'è. Ha sbagliato Roccadelli, sì, ha mollato di brutto e credo che possa avere anche un problema, perché si è fatto passare da tre vetture e ha perso tantissimo, quasi un problema di trasmissione. Sì, sta alzando. Però lì era braccia. Brutto, arrivava sotto, sì. Era in traiettoria, stava arrivando Gio Castellano. Spero che non si siano presi. No, però... perché ha alzato le braccia e quindi penso che non ci siano tutto stati a posto. Dei problemi. Tutto a posto. Non è stato correttissimo. Mi spiace per Roccadelli, sì. Non so cosa possa essere successo. È come se fosse stato mollato all'improvviso o dall'elettronica, ma andiamo subito in presa diretta. E ancora qui Hellberg, Salvaggio, Uboldi e Ulten, tutti attaccati. Salvaggio in testa. Sì, ha fatto una grande staccata Salvaggio. In testa. E Alessio Salvaggio era quello che voleva passare prima sotto il traguardo della sua Pergusa, almeno il primo giro. In realtà il secondo giro si aprono a ventaglio con Davide Uboldi che va ad attaccare Hellberg. Hellberg che passa davanti a Salvaggio, che adesso si trova il trio formato da Uboldi, Ulten e Giacomo Pollini alle proprie spalle, poi c'è Matteo Pollini, Mosca e via via tutti gli altri. Guardiamo anche Raccamier che sta rimontando, Medina che sta rimontando. Bella corsa, Ivan, quando mancano
in realtà 15 minuti. Vedete adesso l'attacco di Uboldi a Salvaggio. Uboldi è riuscito a superarlo, mentre lì dietro, guardate, tra Ulte nei due Pollini c'è la lotta all'arma bianca. Adesso Pollini in fila Salvaggio, quindi cambiano le classifiche con Elberg, Uboldi, Giacomo Pollini, Salvaggio, Matteo Pollini, che è pronto ad attaccare il ragazzo siciliano proprio in pieno rettifilo, e Uboldi passa il comando. No, ha passato Elberg, Salvaggio è quarto. Questa è l'occasione di Davide Uboldi, deve correre via veloce per non farsi arrivare da Giacomo Pollini, che ha qualcosa in più per quello che ha mostrato in quel e che è sempre lì. Giacomo Pollini non molla mai, più sgranato invece il resto del gruppo, con Elber che tenta però una leggera risposta nei confronti di Davide. Giacomo però è già lì davanti a Salvaggio, che resiste a Matteo Pollini, ad Ulten, e poi più staccato è Mosca, che comunque è al comando della propria categoria. Attenzione che Pollini va su Elberg, staccata da parte di Giacomo, che adesso rinverdirà il duello proprio con Davide Uboldi. Ne vedremo delle belle tra Davide Uboldi e Giacomo Pollini quando mancano 13 minuti alla conclusione di questa corsa, che secondo me, Ivan, si annuncia molto più spettacolare di quella che ha aperto questo lunghissimo AC Racing Weekend di Pergusa. Sì, io sono un romantico, faccio un passo indietro ancora per dire, immagino l'emozione di Davide Salvaggio, il papà di Alessio, a vedere il figlio primo, perché un anno e mezzo fa misi per la prima volta Alessio su una macchina. Non Matteo sapeva. Pollini adesso che va proprio su Salvaggio e va a conquistare una posizione, poi si disunisce il pilota di casa e viene infilato anche da Ulten, però è ancora lì. Deve stare lì, deve finire la gara nei primi 8-10, deve continuare il suo percorso di apprendimento Alessio, e poi arriveranno i momenti per lui. Purtroppo la fuga di Davide Uboldi sembra quasi essersi interrotta, finire, lo sa anche lui. Davide lo aveva detto stamattina, che contro Pollini c'è ben poco da fare. Guardiamoli alla staccata, si è allargato Davide intelligente, lo lascia andare secondo me. E infatti Davide, Giacomo, che è coriaceo fino alla fine, ma ha capito che deve attaccarsi e cercare di prendere spazio sugli altri. C'è un grande rispetto nei confronti di Giacomo Pollini, c'è un poco tutti i piloti, anche un pilota che ha un curriculum importante come Davide Uboldi. Uboldi ha vinto il campionato italiano di Formula 3, quindi oltre che tanti campionati italiani sport, ed è stato con te, c'è stata una rivalità acerrima, polemiche anche, però a me viene da ridere se ci penso. Come sempre nello sport, poi tutte queste cose, quando si percorre un tratto di strada assieme, vengono messe da parte e il destino ti fa rincontrare, perché è sempre stato così. Ma ti assicuro che comunque io con Davide personalmente non avevamo niente, poi piaceva montare questa cosa, di ruotate ce ne siamo andate tante. Tante. Però secondo me faceva piacere anche a tanta gente alla fine. Perché... Sì, perché era un motivo di interesse dei vari campionati italiani in sport. C'è una vettura. E questo è di nuovo Racamier. Sì, è Racamier che è bloccato. Corsiello di sicuro. E allora qui il francesino mi sembra fotocopia a quello che è successo nella prima gara. Quindi... siccome so bene cosa è successo nella prima gara, ha fatto lo stesso errore. Sì, abbiamo ormai c'è una casistica. No, è che Racamier corre per il mio amico Lionel Champollovier di Luxury Car Racing, e ci siamo confrontati su quello che fosse successo, un piccolo problema di inesperienza. Full Corsiello. E Medina comunque risalito dodicesimo, Lazzaroni undicesimo, dietro a Lazzaroni di Caro. Adesso c'è una bella lotta, perché con la Full Corsiello, poi non so se spunterà anche la Safety Car per l'ennesima volta, potrebbe raggrupparsi tutto quanto, e quindi tra i Deb ne potremmo vedere davvero delle belle, proprio in pieno rettifilo. Per quello che ti dicevo, che ecco lo stesso piccolo errore di inesperienza nello stesso punto. Ecco, che è all'uscita, cioè nell'ultima variante. Si sono toccati dei cordoli che non si dovevano toccare, secondo me.
E d'altronde l'hai quando, detto tu. Quando hai 15 anni certi errori si pagano, è giusto pagarli a 15 anni, perché a 15 anni bisogna imparare non solo ad avere il piede, ma a capire quando si tratta di non esagerare troppo. Stavamo parlando di Uboldi in riferimento a Pollini. Quando tu vedi un pilota come Davide che rispetta e quasi concede le armi a Giacomo Pollini e dice questo è più forte di tutti noi, vuol dire che siamo in presenza di un pilota importante. Diciamo che Pollini è un pilota di livello mondiale nel kart, corre, è un tuo quasi concittadino. Sì, assolutamente. Ecco, è un pilota che secondo me meriterebbe realmente anche di fare un salto di qualità. Ma noi ce lo teniamo stretti nel campionato per prototipi come prototipi tutta la sua perché famiglia. Secondo me sarà uno dei piloti che poi voi prenderete come riferimento per qualcosa di più importante. I commissari bravissimi hanno spostato la vettura di Racamier dalla scomoda posizione, quindi fra poco verrà tolta dal dal direttore di corsa Gabriele Marotta la Full Corsiello e si potrà riprendere questa corsa Full Corsiello che è devastante per i piloti. No, è entrata la safety car come prima. In pista come prima, è devastante con i piloti perché non sanno mai quale tipo di velocità sì, ma però penso che faccia bene Gianluca Marotta appunto ad utilizzare questa procedura. Ho chiamato Gianluca Gabriele, ma che lo sapevo perché è un tuo amico comunque conoscente, ecco, che è un altro pilota che correva nel turismo, poi ha corso fino all'anno scorso con Team di Fulgenzi nel campionato francese riservato alle carriere. Quindi mi è venuto era sempre motorsport, era insomma sì, è sempre un Marotta nel mondo del motorsport, però non è Gianluca. Ecco, Gianluca grande direttore di corsa, non solo delle Sport Prototipi, anche l'uomo che sta dietro a uno dei campionati più spettacolari in Italia, ovvero il TCR, ma siamo ancora con Pollini, Uboldi e Matteo Pollini che è terzo, quindi Davide è stretto nella morsa della cuginanza dei due ragazzi con la safety car che adesso aspetterà tutti quanti a metà credo del rettifilo d'arrivo e partenza. Eccola qui. Hai parlato proprio prima tu di Giacomo Pollini, mi piace sottolineare il rispetto se lo merita per le prestazioni, ma anche perché è un ragazzo di un'umiltà importante come tutta la sua famiglia, il padre Maurizio che è l'anima tecnica del Giacomo Race, appunto la loro scuderia, e noi siamo veramente contenti che il campionato abbia questi valori al suo interno. Sì, è un campionato dove c'è molta armonia tra i piloti, bisogna dirlo, perché ridono, scherzano assieme. Appunto mi stanno facendo vedere un messaggio mandato da questo collega, ma non vale, è un amico, quindi non valgono i complimenti. Mentre non sta andando male anche uno dei grandi protagonisti sfortunati della prima gara, quella di stamattina, Andrea Baiguera, che si trova in 13ª posizione. Anche lui era stato costretto a fermarsi, sfortunatissimo, era in 4ª posizione se non erravo e quindi avrebbe avuto la possibilità di arrivare secondo visto quello che è accaduto. Assolutamente, adesso il monitor ci ricorda che la macchina di la staffetta di sicurezza lascerà la pista e ci apprestiamo a vivere 6 minuti e 16 più un giro, quindi 8 minuti e 10 veramente tosti, con però Giacomo Pollini che ha già scritto una parolina anche su questa gara 2. Adesso però bisogna vedere Uboldi, ecco. Uboldi deve cercare di impedire la doppietta Pollastro 1-2 e quindi insomma noi siamo partiti nel 2018 e io più o meno dicevo guarda questi pollastri, ma pensate ai pollastri, si presentano in officina con un bambino piccolo ed erano Pollastro 1 e Pollastro 2, questo ragazzino dice io sono Pollastro 3, ecco, e quindi perché c'è una dinastia che continua, sì. E c'è un nuovo Pollini nel kart piccolo che va fortissimo anche. E quindi fra breve. Domani esatto dove potremo vederlo. Sono le malattie di famiglia, quelle malattie che fortunatamente non scompaiono, che
vengono alimentate da una grande passione, da un grande amore, anche dallo spirito di sacrificio, perché è un sacrificio economico, un sacrificio per gente che lavora anche in termini di tempo, quindi c'è sempre da vivere impiccati. Vedete Davide com'è vicino a Giacomo, anche perché alle spalle è partito bene, sa di avere adesso l'altro ha Pollini, una chance. Sono partiti, va ha una chance, Davide. A tentare la staccata, Davide, che comunque è minaccioso, ma non so se notate, e induce all'errore proprio Giacomo, che adesso è costretto a rientrare in pista. È successo un po' di tutto, è andato anche Emil in testa Elberg. Cosa Elberg. Devo dire che Davide è stato veramente molto bravo, perché le due vetture non si sono assolutamente toccate. È stato minaccioso, ha costretto ad arrivare lungo Giacomo Pollini, gli ha detto: guarda, non ti tocco, però ti posso venire addosso. E Giacomo c'è cascato, è il tranello in cui cade il meno esperto. Ma adesso non è finita, ragazzi, perché mancano più di 6 minuti con i due Pollini che si danno fastidio adesso, e viene centrato. Viene centrato, incolpevole, sì, però assolutamente. Qui è la prima volta in 4 anni che vedo i cugini Pollini che, anziché darsi una mano, involontariamente si creano un problema. Sì. E qui attenzione, che ci sono delle botte da orbi da parte di tutti quanti, perché anche nelle retrovie vedete che stanno cercando di sopravanzarsi usando tutti i mezzi possibili e immaginabili. Vediamo l'azione di Davide Uboldi, che è stata una finta, direi, da... Però Giacomo ha avuto del sovrasterzo, sì. È stato involontariamente toccato da Davide. Comunque io non sono in grado di vederlo, no, però ha avuto un sovrasterzo in ingresso. Però qui hanno fatto veramente... Sì. Un patatrac. Un patatrac, peccato. Fuori quindi dalla gara Matteo Pollini, quando mancano circa 4 minuti. E qui si ferma anche Mosca, che è proprio vittima della bagarre iniziale. Sì. E non c'entrava assolutamente niente, mentre Davide Uboldi e Giacomo Pollini, che tenta una disperata rimonta, Salvaggio è terzo, è terzo, risalito, ragazzi. Quindi c'è tutta Enna che sta tifando che per il ragazzino, che è un pochettino alle chiavi di casa. Lui vede il lago di Proserpina. No, ragazzi, la propria casa. C'è un pilota quanto è Medina. C'è un pilota che è uscito di pista all'uscita della prima variante, infatti Ful Corsiello l'ho intravisto di lontano proprio in accelerazione. Baiguera. È Andrea Baiguera, che è uscito di pista, è andato in testa coda, e Medina si trova in quarta posizione quando mancano 3 minuti e mezzo, 4 minuti alla conclusione. C'è qui, abbiamo già visto, è la vettura di Mosca, se non erro. Poi c'è Baiguera, Ful Corsiello per rientrerà. Me finisce così, per non me lo finisce so, così. Io spero di no, perché vorrei vedere se Giacomo Pollini si prenderà la rivincita su Davide Uboldi. Ecco, però qui. Bravissimo. Allora, dispiace per l'Arachiri della famiglia Pollini, e sono sempre bravissimi. Race finish under Ful Corsiello, quindi la gara virtualmente è finita. Bisogna vedere se però i ragazzini tipo Medina sapranno mantenere la velocità costante, limitatore forse. Sì, ecco. Assolutamente. Però ragazzi, Salvaggio Medina, Lazzaroni, insieme bello, a Giacomo Pollini, tutti giovani, e Bassi, il nostro che attore vince. Che vince tra i master davanti a Linus Helberg e a Spadaro. No, scusa, e a Mazza. Sì, e da notare anche Spadaro, perché davvero il Samurai ha fatto una il grandissima rimonta. Unico. Era ultimo, era undicesimo. Lui e Medina sono stati un po' gli eroi. Ecco qui Pollini dispiaciuto. Ragazzi, si sono presi tra cugini. La cuginanza questa volta. Mosca invece sta aspettando chissà cosa, e questo è uno sconsolato Andrea Baiguera, che avrà anche non gliene, modo non di gliene far... va bene mai una ad Andrea. Speravamo di portargli fortuna, invece continua a questa serie. Non so che cosa sia successo lì, però io ti dico che è molto comunque bello, e Davide Uboldi ha usato veramente tutta l'esperienza
e la determinazione che gli ho sempre riconosciuto. Si può discutere tecnicamente, ma dal punto di vista della determinazione è un pilota che merita molto, come Medina merita molto per la velocità pura che ha, perché io scommetto su questo ragazzo. Che ricordiamo viene dalla Formula 4 sudamericana e centroamericana, perché ha vinto in Messico, è uno velocissimo, ma ce ne sono tanti di piloti. Red flag intanto, red flag, e allora bandiera rossa. Siamo qui e come in un finale da film, sul terzo gradino del podio, l'idolo locale Alessio Salvaggio. Quindi è una grande emozione sicuramente per tutta la sua famiglia, e sono cose che nello sport ci vogliono, perché ci sono sacrifici di famiglie che meritano la giusta ricompensa. Bandiera rossa, e guardate Davide che sta lanciando le braccia al cielo. È una vittoria voluta. Sì, è una vittoria voluta. Cercata, voluta. E poi la fortuna ti aiuta quando ce la metti tutta. Sì, no? Ma poi conoscendo quanto si arrabbia, io lo vedo sempre arrabbiato, non... Davide, anche quando parla del tempo. Sì, lui è sempre arrabbiato, mentre poi nella vita normale è un ragazzo anche estremamente allegro, ma lui è, come hai detto tu, è determinato. Ne sa tante. È uno che non ci sta a perdere in nessun caso, è un brontolone pazzesco, però è il bello anche del suo carattere, perché è arrivato, non ha più 18 anni. Ma è giovanissimo, perché è la mia età, quindi Guido. Ecco, moralmente però ha un'anagrafe da debuttare. Se alcuni debuttanti avessero la sua voglia, sarebbero dei professionisti perfetti. Quindi molto bravo Davide. Guardate lo sconsolato Mosca che guarda nello specchietto e guarda tutti quanti sfilare. Le vetture, tutte le vetture naturalmente con la bandiera rossa, dovranno fermarsi in regime di parco chiuso, quindi la sessione è finita. Un attimo a fare le classifiche. Sì. Quindi in under, primo Salvaggio, secondo Medina, terzo Lazzaroni. Quindi è andata bene a Medina e Lazzaroni che partivano dietro. Primo Master. Bassi, secondo Mazza, terzo Castellano. Quindi il primo podio nel weekend del debutto per Giovanni Mazza, che ha guadagnato ieri il soprannome di Abarth, poi lo sveleremo perché è una cosa molto interessante, quindi non c'entra niente con Abarth, però no. Ecco, e quindi questa è la classifica, manca la classifica rookie. La classifica rookie che la vince vede... un Boldina che ha dato l'urlo. La classifica rookie vede Medina, Di Caro, bravissimo settimo, e Helberg Linus. Io credo che stia piangendo Salvaggio in macchina dalla gioia, e guardate Davide è incontenibile. Allora, è proprio, però sarebbe bello avere, se Camilla potesse darci due parole, sì, di Salvaggio, perché devi vedere, è un ragazzino che dimostra giovane, ma dimostra ancora meno della sua età. Poi contento anche Giacomo Pollini, che comunque porta a casa dei punti importanti. Adesso non so che cosa si diranno lui e Uboldi. I commissari stanno dicendo uscite, perché siamo in regime di parco chiuso. Ecco che si abbracciano. Di più, però qua sono stato io bravo. Sì. Te non sapevi come fai, ma io ti marcavo a uomo. Sta ancora parlando del tempo adesso. No, ha detto tu non sapevi come. Io ti marcavo a uomo, sono stato più bravo. No, sono, sì, grandioso. Cattiveria, e poi anche modesto, c'è da dirlo, non si fa mai i complimenti. Si è auto-intervistato e Giacomo sta ridendo, come per dirgli: la prossima gara, eccolo lì, Alessio. L'ho inventato io, Alessio Salvaggio. Ecco, adesso credo che ci sia Camilla che è pronta. Vogliono tutti bene ad Alessio. Classifica confermata: Boldi, Pollini, Salvaggio, Medina, Lazzaroni, Bassi. Ecco, abbiamo sia Davide sia Alessio. A te Camilla. Davide, cosa possiamo dire? Quella finta lì te la ricorderai per un bel po', eh? No, la finta mica tanto, no? Nel senso, ho saccato profondo come solo io so fare. E ho detto, lui è un fenomeno e riesce, se no... Infatti siamo stati tutti e due bravissimi, correttissimi. Lui aveva più passo di me, quindi quando mi ha
peso della scia non ho neanche dato ostacolo, perché bisogna riconoscere se uno è più veloce. Infatti era più veloce, per oggi ho vinto con le palle, con tutto, quindi ogni anno è sempre una sfida, divento sempre più antico, e però sono sempre sul pezzo ed è una goduria fantastica. Spero che anche da casa si siano divertiti tutti. Ci siamo divertiti, Alessio, certo. Vieni anche tu, vieni Alessio, perché qui sei l'idolo di casa. Che bello questo podio per te. Sì, è stato un podio bellissimo, molto emozionante, è il mio primo podio negli assoluti, quindi sono felicissimo. Devo ringraziare tutto il team che ha lavorato questo fine settimana duro, sia per il pilota, per la mentalità del pilota, sia per mettere a posto la macchina. E ringrazio la mia famiglia che è il mio unico sponsor. Grazie, grazie davvero anche a Alessio Salvaccio, Davide Uboldi, adesso Highlights e a Guido Schittone. Ok, grazie, faccia pulita, bellissimo personaggio, mi sono divertito molto con Davide Uboldi, proprio l'avevamo descritto perfettamente, questa è una partenza un po' confusionale perché in realtà erano già partiti con Alessio Salvaggio che va a prendere il comando dopo poco, sfruttando anche le indecisioni di Helberg, se non erro. Sì, sì, esattamente. Oh, no, sì. Era Emil Helberg che partiva davanti. E... eccolo qui, Alessio. Comunque ci siamo divertiti, Guido, e speriamo. Qui inizia Davide Uboldi, Alessio alza il piede, Davide Uboldi va a prendere il comando, ma non è finita qui perché Giacomo Pollini si posiziona in seconda posizione, poi ci sarà l'ingresso della safety car con Pollini che sfila su Uboldi, poi entra in pista la safety car. Alla ripartenza guardate che cosa succede con Davide Uboldi che fa come i giocatori di calcio, proprio ti minaccio, guarda che ti spacco le gambe, se crea un po' di casino, un po' di caos, scusate l'espressione, strage degli innocenti, ecco, poi va in testa coda dopo la lotta col cugino Matteo Pollini, si centra con il povero Mosca e non c'entrava niente. Vittoria in regime di bandiera rossa da parte di Davide Uboldi, e fra breve davanti a Pollini e a Salvaggio che va a conquistare il primo podio assoluto qui Mario Sgro. Guardate Salvaggio, terza posizione, secondo per Giacomo Pollini che comunque ha avuto un buonissimo weekend, come l'ha avuto Davide Uboldi, perché entrambi due podi nelle due gare, quindi guarda Uboldi che è strafelice. E queste sono le immagini di gara 2 di questo campionato italiano sport e prototipi. Viene premiato subito Alessio Salvaggio, sentite la gioia dei suoi concittadini, terzo posto meritatissimo per un pilota che va forte non solo a Pergusa, seconda posizione per lui che ci ha abituato, per Giacomo Pollini, e vincitore per l'ex campione italiano di Formula 3 del 2000, e Davide campione, Uboldi, e campione di Modeste, vince Davide Uboldi. E su queste immagini ringrazio Ivan Bellarosa e vi ringrazio, arrivederci e grazie alla prossima gara del campionato italiano sport prototipi. Ciao a tutti.